Ciao ragazzi, tutti sono Ian. Per camera? Grazie. Sono Ian e sono tornato finalmente a fare i video. Perdonate l'assenza, ma sapete, estate anche per me, anche se sono ancora in città e penso ci rimarrò. Però è estate anche per me, diciamo, datemi un pochino di tregua che pian piano torno a fare il mio lavoro alla grande. Allora, siamo arrivati finalmente alle Learning di Vladimir. C'era un sacco di gente che me la chiedeva, proprio a spam, perché questo champion è parecchio in meta ed è sempre un grandito, proprio così, su per il culo. Quindi adesso vi faccio un po' vedere come si gioca. Allora, queste sono le sue rune. Le rune di Vlad sono abbastanza intercambiabili. Io però uso queste, che sono abbastanza aggressive. Se volete usare qualcuna un po' difensiva, tranquillamente andate sul ramo Resolve, magari anche principale. Tanto Vladimir guadagna AP dalla sua vita e viceversa, quindi riuscite comunque ad esserci abbastanza forti con questo tipo di rune. Allora, perché è forte il signor Vladimir? Il signor Vladimir è forte. Ora lo stiamo usando nel ruolo di AD Carry. Lo si può usare sia mid che top che nel ruolo di AD Carry, perché al momento gli AD Carry fanno abbastanza cagare ancora. Alla prossima patch dovrebbero essere un po' meglio. Quindi si possono ancora usare champion come Vladimir tranquillamente giù in botlane. Dicevo, uno dei suoi più grandi punti di forza è il fatto che c'ha un sustain della madonna. È difficilissimo gankarlo, perché la W è un ottimo modo per scappare in tranquillità. Può rimanere tranquillamente in lane anche senza pozioni, perché la sua Q lo cura come un dannato, essendo comunque un ectomante. Che molti si confondono. Vladimir non è un vampiro, ragazzi. Vladimir è un ectomante. No, emomante. Vabbè, qualcosa. Uno stregone che usa il sangue a suo piacimento. Non è un vampiro, che è diverso. Ehi. Lasciate stare il mio supporto. Sì, c'ho trando il supporto. Non chiedimi perché, ma c'ho trando il supporto. Quindi, uno dei suoi più grandi punti di forza è per l'appunto il fatto di essere molto. Ha molto sustain in lane. È difficile killarlo. Farma proprio tranquillamente. Ed è una bestia in mid-late game. Punto di debolezza è che comunque ci mette tanto a scalare e dovete farmare tanto con questo champion, altrimenti ci fate veramente poco. Passiva, ogni 40 punti di salute bonus, Vladimir guadagna un punto di potere magico e viceversa. Però questi bonus non sono accumulabili sulla vita che ha già di base, perché sennò sarebbe troppo broken. Q, Vladimir ruba vita dal nemico. Dall'amico bersaglio, facendogli ovviamente anche danno. Quando la riserva di Vladimir è piena, ovvero questa barretta, danni e cure di trasfusione, ovvero della Q, aumenteranno di molto per un breve periodo di tempo. Cosa vuol dire sta roba? Che quando la barra gialla arriva al massimo, diventerà rossa per un po', Vladimir guadagna velocità di movimento e la prossima Q farà tantissimo danno e vi curerà di un botto. Quindi c'è da giocarci attorno a questa spell. W, Vladimir si scioglie in una pozza di sangue diventando non bersagliabile. Diventando non bersagliabile per un breve periodo di tempo. Infligge danni ad area, ai nemici che lo circondano. Ma, no, scusate, questa non è, perdonatemi. Dicevo, diventando non bersagliabile per 2 secondi. In più i nemici sulla pozza sono rallentati e Vladimir ne assorbe la vita. Ne assorbe la vita più o meno, perché ne assorbe veramente poca. Qua dice assorbe, però è veramente poco l'assorbimento della W. Cioè devono esserci 5 campioni in mezzo per assorbire abbastanza vita. E Vladimir utilizza la sua salute per caricare una riserva di sangue che una volta rilasciata infligge danni nell'area che lo circonda, ma che può essere anche bloccata alle unità nemiche. Che bordi sta roba? Vuol dire... Perché me l'hai toccato, Mars Shard? Vuol dire che la E di Vladimir funziona tipo a 2 cariche. Se la lasciate caricare al massimo, rilascerà un cerchio tipo, un danno ad area abbastanza potente che, se non sbaglio, rallenta pure, No, non rallenta, però fa parecchio danno. No! Però più lo caricate, più la vostra vita viene assorbita. Ok? Quindi guardate, ve lo faccio vedere. Visto? Qua ho perso 57 di vita, però ho caricato un colpo abbastanza potente che mi ha permesso di fare questo bel danno ad area. Che in botlane ci serve, perché quando dobbiamo wave clearare, diciamo che Vladimir di wave clear normale non ne ha. Ha bisogno per forza di questa cosa. Allora, qua ci recuperiamo la vita. Perfetto. Potete anche usarla immediatamente senza caricarla, se volete fare un danno veloce, che magari, non so, dovete colpire un minion o che cacchio ne so io. Quindi potete usarla anche per questo motivo. Io qua farò questa cosa. Perché? Sapete perché? Perché non voglio che i minion si scantino sulla torre. Se i minion non si scantano sulla torre, io posso tranquillamente risucchiarmeli senza perderli. R, Vladimir infetta un'area
Un'area con piaga virulenta, che sarebbe il nome della spell. I nemici colpiti subiscono danni aumentati per la durata, e dopo alcuni secondi, Emopiaga, ovvero il nome della spell, esplode, facendo danno a tutti i nemici colpiti e curando Vladimir per una porzione dei danni fatti per l'appunto da... Che sta a fare sto tizio? Oh. Per una porzione di danni fatta al... ai nemici. Cioè, più danno fate ai nemici, più li si cura. Se nell'ipotetico caso noi ultiamo su 5 nemici contemporaneamente, recuperiamo praticamente tutta la vita. L'ho visto fare. L'ho visto fare. Fidatevi, l'ho visto fare. Allora, qua non sta andando benissimo. Più che altro perché... Trandola è inutile come support. Primo. Secondo, Caitlyn pusha molto. Terzo, in teoria... stava tankando... Ma porca troia, stava tankando coso. In teoria... Ok. Che sta facendo? In teoria Nocturne dovrebbe giocare sulla botlane. Knock, gank, spam, here. Perché loro pushando molto sono iper vulnerabili a qualunque tipo di... Non me lo toccare. Ok, non c'era bisogno. Questo lo faccio fuori così. Questo lo faccio fuori così. Ho sbagliato, però va bene lo stesso. Ora, vedete che io solamente con un drone shield sto comunque riuscendo. Ok. Aspettate un attimo, facciamo un po' di danno così. Non più di tanto perché... Mate, scappa! Scappa! Non ho Leal. Ok. Perfetto, ho usato Leal, me ne devo andare perché sennò questo mi incula. Usiamo la pozione. Ok. Perfetto, ora posso anche tornare indietro. Ho il flash, faccio flash E. Faccio flash E Q. Quasi. No, che merda. Oh, è andata malissimo. A parte che c'era Graves. È andata malissimo. Ma il fatto è che quando ho usato flash E, la E si è bloccata in mezzo ai minion. È quello che dicevo prima. La E purtroppo si bloccandosi in mezzo ai minion è un po' una merdaccia. È un po' brutto da usare in questo frangente. Allora, Vladimir non ha molte combo, però c'è una cosa che potete fare con lui, ovvero quello che mi avete visto fare prima, facendo E flash con la Q caricata al massimo quando la barra è rossa. Fate un botto di danni. Fate veramente un botto di danni. E questa è l'unica, diciamo, combo che ha Vladimir, perché cioè, non ne ha altre. Oltre a fa così, oltre a succhiare vita, non fa altro. Cioè, poi con la ulti ovviamente la combo cambia. E io ho il TP, perché? Io ho il TP continuo. Avere il TP mi permette di poter rimanere. Ora vedete anche che sto iniziando ad avere un po' più di wave clear. Ce ne avrò parecchia quando avrò cooldown reduction. Ora purtroppo... Trando mi sta facendo impazzire con i solito attacchi. Ah, noioso. A parte che ha anche guardato. Scappa, mate. Io ho 44-56. Andiamo back, devo andare back. Devo andare back e prendermi... no, sono sul CP. Aspetta un po'. Ok. Vai, Nocturne. Ma non ce la farai mai. Anzi, ci muori pure. Worst idea ever. Bruttissima questa cosa che ha fatto Nocturne. Bruttissima perché c'erano troppi minion. Io non so cosa può fare qua. Via. Vabbè raga, aspettiamo. Purtroppo non avere un support è un po' brutto. Cioè non avere un support che mi possa aiutare più che altro. Perché Trandall cosa vuol fare? Cioè... Purtroppo Vladimir... cioè Vladimir, purtroppo Trandall non è un supporto. Cioè non è che non lo è, ma mi è inutile in questa situazione. Magari con un altro di carry mi sarebbe servito, ma così proprio zero. Dubito anche che possiamo farla kill. Dubito che possiamo farla kill perché... Via! Mi avrebbe fatto malissimo. Ok, Nocturne mid. Perfetto. Ok. Mi ha bloccato il coso. Fatti succhiare! Ok. Ho succhiato coso, però mi sono fatto malissimo.
Nino Nino. Purtroppo non è. Non è la migliore delle lane Caitlyn Brown, perché Brown protegge Caitlyn e lei pusha schifo. Quindi non è la migliore delle lane. Ripeto, avesse avuto un support diverso, probabilmente qualcosa avrei potuto fare. Ma così no. Nope. Nope. Vediamo se mi prende. Ok, non mi prende. No! No, 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 devo recuperare, devo recuperare vita. Ah. Quando la barra è rossa, dovete recuperare vita immediatamente. Ma quanto pushano questi due? Pushano troppo, troppo, raga, troppo. Se non vengono. Se non viene qualcuno, siamo morti. Cioè, non è che siamo morti, ma la torre cade. Power. Hello. Pushano troppo sti due. Nessuno gli dice nulla. Cioè, anche Diana potrebbe rommare. Mi sa che tra poco sono costretto a ultare, tipo. Sarò costretto a ultare per. Ok, va bene così. Sarò tipo costretto a ultare per non fargli prendere la torre. Diana si lamenta di Swain. XD. Va anche bene, Swain non c'entra un po' del cazzo, eh. Niente, stiamo qua tutto il tempo così. Non capisco perché non ci diano una mano. Raga, il problema è che Trandon non fa un cazzo. Cioè, Trandon non fa proprio un cazzo. Trandon non mi sta aiutando proprio per niente. Non so perché l'ha preso, cioè, onestamente non so perché. Ok, sono riuscito a recuperare vita. Knock, ult. Raga, ho bisogno, cioè, non ce la famo così. Loro hanno solamente il flash ancora. Oh, c'è anche Grace. Dai, questo dovrebbe morire. O comunque. Ok, vai Nocturne, vai Nocturne. Perfetto. Mio. Ah, lo volevo io. Beh, buono, 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 buono. Il flash l'ho dovuto usare perché volevo prendere. Volevo prendere tutti quanti loro. Perfetto, prendiamo la torre qua, eh. Cioè, Diana non doveva andarsi. No, 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 raga, raga. La torre è più importante. Tower boys. What the fuck. Vabbè. Vabbè. Era free la torre. Era letteralmente free. Non so né perché Diana se ne sia andata né perché Nocturne se ne sia andata. Vabbè, fa niente. Dovevamo proprio molto tranquillamente coso e ce la prendevamo quella torre. Volevo così tanto quella torre perché è la prima. Cioè, di un Ocean Drake. Un Ocean Drake è buono, per carità. Ma non è quello che ci serve al momento. Non è davvero quello che ci serve al momento. Need. Need. Allora, dov'è? Ok, inizieremo con questo. Io non posso nemmeno andarmene, capite? Ok. Mi fa troppo male ora. Mentre la torre è andata. La torre è andata. Non dovrebbe avere la ultimate, però era quello che dicevo. Non doveva andare così. Alla faccia dei danni di Nocturne, comunque. Alla faccia dei danni di Nocturne. Però. Boh, ripeto, mi sta un po' sul cazzo cosa che abbiamo perso la torre. Buona sta kill, per carità. Però. Mate, la smetti di andartene? Dobbiamo prendere sta fottuta torre. Basta andartene. Cazzo ce l'ha sto tizio a scappare, eh. La torre è free, lui se ne va. Va. Ok. Perfetto. Questo pure ci muore, eh. Se ha il pillar, no, ok, non ha il pillar. Boh, andiamo via. Minchia, era iper free. Uppi. Andiamo via, va. Allora, io ho farmato 95, che non è bellissimo. Però, vabbè, ho avuto molte difficoltà con Katie, che perma pushava. Andiamo back, ci prendiamo questo. Che dovrebbe darci 10 cooldown, sì. No, non ci dà cooldown.
Questo non è bello. Vabbè, ci prendiamo il cooldown così. Ok, poi ci prendiamo questo. E ora con sto coso io posso fare robe belle. Vado ancora a botlane perché tanto c'ho il TP, quindi posso tranquillamente andarci. Situazione delle altre lane, mondo, come sta? Allora, la torre più o meno è uguale. Potremmo andare mid a prendere Swain, però non ancora. Io ho ancora bisogno di Trundle perché mi serve una mano. Ok, vediamo se riesco a fare qualcosa qua. Oh, la salva! Non tanto però. Questo dovrebbe morire. Muore da me? Niente, mi ha fregato la kill. Se mi desse una kill Nocturne mi farebbe un grande favore. Vabbè, dai, buona così. Almeno ha dovuto flashare il tipo. Ha dovuto flashare per prendersi la kill. È già qualcosa. Ragazzi, una mano in midlane. Nocturne. Ok. Fammi usare la Q. Ah, mi sa che no. No, forse muore con l'ignite. Perfetto, è morto con l'ignite e la ulti grande. Io sto a fare il support, però va bene. L'importante è che farmo qualcosina. Cioè, se poi non prendo kill, oh, sti cazzi, ragazzi. L'importante è che farmiamo e prendiamo gold. Un'altra torre se n'è andata, molto bene. Continuiamo, tiriamo dritto perché sono morti in due, non dovrebbero potercelo contestare. Ok, non è un problema. Mamma mia, i danni che non ho fatto sto tizio. Scappa, Vlad! Scappa, scappa. Sto oggetto è bellissimo, ragazzi. Vi dà un botto di velocità di movimento. E alla fine a Vladimir serve moltissimo la velocità di movimento, perché la sua ultimate, più velocità di movimento avete e più c'è possibilità che riuscite a inseguire i nemici e farli molto danno dopo. Aia. Buono. Mandalo in fear. Arrivo da farmi mettere una Q. Ok, va bene, fa niente. Anche stavolta non ho preso kill. Però non ho problem. No. Fa niente, dai. Tanto ripeto, l'importante è che mi faccio dei gold in qualche modo. O con gli assist o col farm, comunque l'importante è che mi faccio dei gold. E poi, oh, se i nemici muoiono, è sempre tanta roba. Allora, io me ne andrei. E mi sa che mi faccio la protobelt. Mi faccio protobelt, poi vado di Rabadon. Non penso di dover usare la zonia, onestamente. Almeno credo. Mi serve la zonia. Mi sa che sei morto. Se ha la ulti. Oh mio dio. Che sfigato. No, tu non ce la fai. Ah no, ce la fa perché è red. Catroia i danni di sto tizio. Dai, buona così. Loro sono un po' fessi, ragazzi, perché noi siamo 1, 2. Ah no, non sono fessi. Stavo dicendo che siamo tanti danni magici, ma non è vero. C'è Nocturne fiddato e Garen. Ah! Che male. Meno male che succhio la vita. Penso di potermi fare 1v1 lei, però non so dove è Braum. Braum, vedi, è lì. E c'ha lì. Non vedo nulla. Non pensavo avesse Lial, my bad. Senza Lial ce l'avrei fatta. Senza Lial ce l'avrei fatta. Mi spiace, mi sa che ti prenderai. Ti daranno un bello shutdown, signor Noctor. Sì. Brutto questo shutdown. Però almeno abbiamo preso l'Herald. Qua io ho gridato, Ho gridato come uno stronzo qua. Però volevo davvero. Volevo davvero farvi. Cioè, volevo farvi vedere l'Olimpo potential di questo champion. E comunque è buono, senza Lia sarebbe morto il tipo. Però purtroppo ce l'aveva ancora. Io non sto farmando un cazzo. Non sto farmando vero un cazzo. Dovrei andarmene tipo un po' in split push a farmare. Sono parecchio indietro. C'ho 8 assist. Che vita grama. Che grama vita. Dammi qua. Facciamo danno a tutti, va. Mi sono segato la vita, ma almeno ho fatto danno a tutti. Farming. Farming estensivo. Intensivo, anzi, cazzo dico. Ok. Fatemi farmare un po', raga. Let me farm a bit.
Ho veramente bisogno di farmare. Ho veramente bisogno di farmare. Ok. Oh. Boom. Ok, ora con la E faccio parecchi danni. Devo solamente chiedermi la protobelt. Però mi sa che la zona mi serve. Il mondo sta arrivando da me, probabilmente. Dovrebbero riuscire a difendere. Senza di me, spero. Da che Caitlyn sia morta. Caitlyn sia morta è tanta roba. Però c'è Grace. Vabbè, dai, non è male perché Garen si fa la top lane e io vado giù. Non è stato male questo 1-3-1. Speravo non morissero i miei, ma va bene così lo stesso. Io ho preso parecchia esperienza. Io ho preso parecchia esperienza e ora forse riesco a prendere pure sta torre. Perché Graves e Swain sono... Ah no, ok. Scherzavo. Me molli! Forse c'è more, eh. No, ancora il flash! Che palle! Ah! Mi ha esaustato, sapete che non ho visto? Need to stop solo. No, in realtà questo andare da solo mi ha aiutato parecchio. Ok, ora facciamo il Ravadan. Mi ha aiutato parecchio perché ho recuperato livelli. Potevo scappare, ma... Pensavo di uccidere Brom, cioè... Sono onesto, pensavo di ucciderlo. Pensavo di ucciderlo, colpa mia. My bad, CD. Il CD dell'ulti Noct era parecchio basso, anche perché c'ha 20% di cooldown già. Però sei un po' pazzo, amico. Allora, got TP. Andiamo bot lane. Andiamo bot lana. È decadente il bonus. Allora, a me non possono uccidere stavolta se riesco a scappare. Perché con gli oggetti che ho dovrei tranquillamente riuscire a scappare. Quindi, ergo, posso farmare tranquillamente e usare il TP se ci fosse bisogno. Fingiamogli il fatto che ho il TP. Mettiamo una ward in giro. Baron. Andate al Baron che li baito. Ok. Scappiamo via. Perfetto. Ragazzi. Non puoi più prendermi. Mi dispiace, ma l'hai usato la E. La E l'ha già usata. No! Non ho usato la W, ragazzi. Sono un pirla! Non ho usato la W! Uccide sto tizio che è pazzo, ok? Continua del bar. Vabbè, dai, buono. Cioè, buono un cazzo, sono un deficiente, buono un cazzo. Buono un cazzo, sono un cretino, devo usare la W, ma... Ho detto, ma non è che... Non è che la ulti di Caitlyn continua anche dopo il TP. Ma il Baron è buggato? Facepalm! Facepalm! Perché il nostro Nocturne aveva già usato lo smite? Vabbè, qua è stato un errore un po' di tutti. Se io non fossi morto avremmo fatto più in fretta il Baron. E niente. Avremmo fatto più in fretta il Baron se io non fossi morto. Quindi, colpa mia. La call era buona. Sei tu idiota che... Lei avrà ancora... Oh, basta questo Yal di merda! Vabbè, ormai è perso il game. Dicevo, ma questo non è ancora perso. Dicevo che se io avessi usato la W sulla ulti di Caitlyn mi sarei salvato e avrei potuto aiutare loro a fare il Baron più velocemente. Quindi su questo fronte è colpa mia. Però Nocturne è stato veramente un demente usare lo smite prima del costo. Poco da dire a riguardo. No, non è 50-50, eh. Cioè, non l'hai proprio smitato bene. A parte che era più alto di livello.
Ah no, sto cazzo, pianto di lui. Vabbè, fa niente, gli errori al Baron possono capitare, per carità, però... Diciamo che poteva andare parecchio meglio il game. Poteva andare decisamente parecchio meglio. Cioè, è affascinante, sapete, è affascinante pensare che una semplice distrazione, come poteva essere, come è stata quella del non usare la W sulla ulti di Caitlyn, ci abbia fatto perdere. È divertente pensarci. Io ancora non ho preso una singola kill, eh. Questo vi insegna che qualunque piccolo errore di distrazione può farvi perdere un game. Questo è proprio palese. Qualunque piccolo errore di distrazione può farvi perdere un game. Quindi non distraetevi quando giocate. Io purtroppo ora sono un po' distratto, lo ammetto. Non ho molto la testa sul gioco. Quindi anche quello. Ma vabbè. Non ci giustifichiamo. Non ci giustifichiamo troppo. Ma riesco a clearare un po' prima che... Okay. Non penso che mi killino se mi vengono vicino, ma potrebbero, eh. E ora che ho il CD grosso... Ho il CD grosso. Sono un po' più... Ma no, non se ne... Ah no, che non stai... Sono un po' più... Sono un po' più forte con le combo, diciamo. Ma anche no, stronzo, è mio sto coso. Vorrei farmi il Rabadon, ma mi sa che non ce la faccio. Io farmo il farmabile, ragazzi. Comunque, di livelli mi sono tenuto alto. Cioè, solamente loro due sono più alti di me, perché vabbè, hanno fatto il Baron. Poi hanno preso molte kill, quindi ci sta che sono più alti. Ok. 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 Bam. Penso che l'unica cosa da fare ora sia difendere. Try to death. Anche se Noctu non è buono. Dovrebbe essere buona sta cosa, in teoria. Se ha preso il cleanse è abbastanza buona. Il fatto che io non ci sono. Il fatto che io non ci sono. Ok, questo dovrebbe essere morto. No, non ci voglio credere. Vabbè. È stato brutto questo engage in Nocturne, cioè non eravamo vicini. Poi niente, ragazzi, spero che il video comunque vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo.